C'era una volta un popolo di arditi marinai che, solcando il grande oceano delle Indie, su esili barche in legno, aprì nuove rotte tra Oriente e Occidente. Sindibad, il marinaio, ne fu il leggendario interprete, ma le ripetute soste di Marco Polo in seguito confermarono la profonda conoscenza della navigazione di questa gente coraggiosa, curiosa e gentile. Gli omaniti giurano che Sindibad sia stato un personaggio reale, di cui si conosce anche il luogo di nascita, la città di Soar. Noi forse preferiamo ricordarlo come un personaggio di pura leggenda, legato ai suoi mitici 7 viaggi in Oriente, narrati dalle Mille e Una Notte. Comunque sia, molti Sindibad in seguito osarono sfidare l'immensità del grande oceano, riuscendo a giungere fino in Cina, inaugurando un'epoca di viaggi e commerci leggendari. I loro esili ma perfetti mezzi di trasporto furono meravigliose barche, i Dows, che nella città di Sur sono costruiti ancora con le tecniche di 1000 anni fa, e alcuni antichissimi esemplari sono conservati come monumenti a Sur e nella capitale, Muscat. Con queste stesse barche, secoli prima della scoperta della bussola e dei ben più celebri viaggi di Cristoforo Colombo, i marinai omaniti riuscirono a raggiungere le coste settentrionali della Cina, instaurando con l'Oriente regolari collegamenti commerciali.